Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovati per questo nostro ormai consueto appuntamento con Volersi Bene, in viaggio verso il vero sé. Trasmissione in onda ogni domenica alle ore 21, in replica il lunedì alle ore 22 e poi naturalmente in tutte le trasmissioni a seguire che potete tranquillamente verificare andando sul palinsesto della nostra web radio, di questa piccola radio dal cuore grande che è appunto Radio Evolution. Sono molto felice di essere anche in questa puntata insieme a voi nella 157esima tappa di questo viaggio che stiamo ormai portando avanti con tanta passione e direi anche con tanta determinazione, e sono molto felice perché io credo che queste trasmissioni hanno appunto, come dire, la possibilità, ci danno la possibilità di riflettere, di capire, di conoscerci e di fare sempre un passo in là, in quel sentiero meraviglioso che è il sentiero della vita, in quella consapevolezza che ci permette di comprendere esattamente in che direzione stiamo andando e se soprattutto siamo nella giusta direzione. Diciamo che in questa puntata di Volersi Bene vorrei riprendere un tema che non se ne parla mai abbastanza. Vorrei infatti parlarvi di quella che appunto viene chiamata la forza d'animo. Ne abbiamo parlato anche, non esattamente nei termini in cui ne parleremo in questa puntata, mercoledì scorso nella puntata di Crescere per Educare, che vi invito ad ascoltare se volete approfondire questi argomenti, in cui abbiamo parlato in quel caso della resilienza, cioè della capacità di risalire sulla barca rovesciata. In questa puntata invece di Volersi Bene mi piacerebbe fare un altro tipo di ragionamento, un altro tipo di approfondimento. Mi piacerebbe cioè pensare che la forza di cui stiamo parlando è soprattutto legata al nostro sentire interiore, cioè alla capacità che l'essere umano ha di vivere dei sentimenti dentro di sé, dei sentimenti che spesso e volentieri hanno la forza, la potenza di smuoverlo, hanno la potenza di far suscitare in lui una meravigliosa energia. Anche perché pensare che il sentimento è soltanto languore, che è malinconia o struggimento dell'anima, non è corretto. Anzi, a volte dire che una persona è sentimentale è quasi darne una connotazione di fragilità, cioè come se il sentimentalismo fosse tutto sommato di chi non ha i piedi per terra, di chi non sa realizzare se stesso, i propri progetti, di chi insomma si lascia struggere dalla sognanza, cioè da quella particolare condizione che gli esseri umani vivono quando dedicano parte del loro tempo a questo intimo, tra virgolette, sognare, fantasticare, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo invece di potervi dire
che il sentimento è la vera forza dell'essere umano. Cioè, io credo di potervi dire che ciò che, come dire, condividiamo con tutti gli esseri umani, in realtà sono proprio i nostri sentimenti. E che i nostri sentimenti in qualche modo dicono, no? La persona che siamo, parlano di noi, ci raccontano, sono le nostre poesie, sono le nostre note musicali, sono i nostri colori, sono le nostre foglie d'autunno. Cioè, diciamo che i nostri sentimenti sono un po', se vogliamo, ciò che ci fa commuovere, ciò che ci fa ridere. Ciò che ci fa in qualche modo appassionare, ciò che ci fa infiammare come i viali di questo autunno che si stanno sempre di più infiammando, no, in questi colori. Ed è bello un attimino immaginare come noi esseri umani abbiamo questa particolare facoltà, no? Questa particolare facoltà del sentimento, che notate bene, è proprio collegato al sentire, no? E se noi incominciassimo a chiederci che cosa sentiamo veramente dentro di noi, che cosa proviamo dentro di noi? Che cosa alberga dentro di noi? Probabilmente incominceremmo a dipanare quella nebbia della confusione che spesso e volentieri attanaglia le nostre esistenze. In fin dei conti, il fatto di saper sentire è strettamente collegato col fatto di saper decidere. Nel momento in cui cioè io come essere umano riesco veramente a sentire quanto sono in pace o quanto sono inquieto, quanto dentro di me c'è una sensazione di vitalità, quanto invece mi sento privo di energie, mi sento stanco, mi sento affaticato, mi sento oppresso. Beh, d'altronde se noi pensiamo al Vangelo, ci rendiamo conto di come Gesù parlava in continuazione ai sentimenti degli esseri umani, come Gesù stesso, voglio dire, era una persona che dava valore all'intimo sentire degli esseri umani. Com'è bello, allora, renderci conto che i nostri sentimenti, cioè quello che noi avvertiamo dentro di noi, dovrebbero essere un po', diciamo, una guida, ecco, sì, potremmo dire così, una guida, una sorta di guida. Cioè, dovrebbero essere un qualche cosa che ci permette di comprendere, no? Se siamo o non siamo nella giusta direzione. Io credo davvero che allora, quando noi perdiamo di vista questo, è come se in qualche modo cadiamo nell'illusione, cioè cadiamo nell'illusione di crederci, come dire, persone realizzate, di crederci persone di successo, quando in realtà questo non avviene.
è già un'illusione. L'illusione è che tutto va bene, l'illusione è che la nostra vita sia quella giusta per noi. Ma vedete qual è la forza del sentimento? Che il sentimento ci riporta esattamente alla persona che siamo. E dunque la capacità di scegliere, no? Di scegliere la strada che ci porti a casa. La strada che eviti di rimanere stranieri in terra propria. Ecco cos'è la salute. La salute è esattamente questo. È ciò che ci difende dall'estraneità, da tutto ciò che non ci appartiene, da tutto ciò che non racconta chi siamo, da tutto ciò che in qualche modo è una devianza. È bello sapere che spesso e volentieri noi siamo lontani da casa. Io dico sempre che la lontananza ha un grande vantaggio, ci permette di comprendere quanto non siamo nella casa del padre. Se quel figlio del prodigo non se ne fosse andato, io credo che difficilmente avrebbe potuto comprendere che il padre rappresentava la casa vera. E la testimonianza di questo è talmente chiara che quell'altro, cioè il fratello che era sempre rimasto con il padre, paradossalmente, come si sente? Si sente tradito dal fatto che il padre fa una grande festa per accogliere il proprio figlio. E allora questo è abbastanza significativo, no? Questo ci fa cioè comprendere come in realtà non è il fatto di, come dire, restare a casa, ma la consapevolezza che, e rimanendo fedeli alla nostra mission, che noi possiamo veramente fare la nostra parte. Ma se questo non lo facciamo, è chiaro che anche noi, come tutti, né più e né meno, voglio dire, cadiamo in questo rischio, che è il rischio appunto di perdere noi stessi, cioè di perdere la persona che siamo e conseguentemente di non trovare mai la serenità interiore. Dunque, io direi che la salute è esattamente la capacità di riconoscere quando siamo fedeli a noi stessi. È in qualche modo l'evitare di imboccare tutte quelle strade della dipendenza che non fanno altro che peggiorare sempre di più la qualità della nostra vita. Perché la dipendenza è sostanzialmente legata a che cosa? A quel famoso bisogno che noi abbiamo di sentirci accettati. Il desiderio profondo che è presente in ogni essere umano di sentirsi amato. Io credo che sia proprio vero che il nostro desiderio d'amore, il nostro desiderio di essere riconosciuti nella nostra individualità, spesso e volentieri ci porta in viali che non ci appartengono. È come cioè se noi in questo ontologico desiderio di amore e di accettazione, per inseguire questo desiderio, alla fine perdiamo chi siamo. Si chiama mistificazione. E d'altronde questo è un fenomeno che noi a Radio Evolution abbiamo affrontato più di una volta in più di una puntata, proprio per cercare di far comprendere che cos'è questo processo che, ripeto, è un processo presente in ogni essere umano. Quando allora noi andiamo ad imboccare strade che non ci appartengono, incominciamo ad indebolirci. È veramente un'inutile fatica continuare a voler compiacere gli altri, perché gli altri non saranno mai in grado di dare pieno valore a chi siamo nella misura in cui prigionieri delle loro ferite, prigionieri dei loro bisogni mancati, cioè non soddisfatti, ci useranno come si usa un'aspirina o come si usa un'iniezione di
non so, di morfina. Allora, che cos'è la malattia? La malattia, lo diceva molto bene Umberto Galimberti, la malattia è una metafora della devianza del sentiero della nostra vita. Cioè è un qualche cosa che praticamente ci allontana, è proprio una devianza. La malattia, che è l'incontrario della salute, è esattamente una devianza. Comprendete la profondità di questa affermazione? Qual è allora il compito dell'educazione e dell'autoeducazione? Essere se stessi. Assolutamente, unicamente la persona che siamo, né più e né meno di questo. C'è un punto però, se noi vogliamo essere noi stessi, cioè se noi vogliamo essere la persona che siamo, dobbiamo necessariamente abbracciarci per intero, cioè non posso io essere me stesso a metà, è come se io mi accettassi, non so, per la parte alta del corpo e non per la parte bassa o viceversa, o come se io mi accettassi per gli occhi, per le labbra, non per il naso. Voi capite che già a dirlo si crea proprio una disarmonia, si crea proprio una sensazione di malessere, ma è ovvio che sia così, perché noi non siamo nati per essere, tra virgolette, intimamente divisi, noi siamo nati per creare una unità. Allora, che cosa succede? Che se noi non sappiamo accogliere con un cuore grande, con un cuore generoso, con un cuore misericordievole anche la nostra zona d'ombra, beh, difficilmente, cari amiche e cari amici di Radio Evolution, noi riusciremo ad avere fino in fondo questa meravigliosa sensazione di libertà. In fin dei conti, ciò che noi tendiamo a rifiutare di noi è proprio la nostra zona d'ombra. Tendiamo cioè a rifiutare le nostre ferite, tendiamo a rifiutare le nostre angosce, tendiamo a rifiutare la nostra rigidità che c'è ma che non la vogliamo riconoscere. Vogliamo rifiutare magari la nostra ansia che magari pervade le nostre colline come la nebbia pervaderebbe durante l'autunno, durante l'inverno, la nostra Valpadana, ma in realtà è così. Allora, che cosa succede? Che quando noi rifiutiamo di portare a coscienza la nostra zona d'ombra, questa zona d'ombra paradossalmente diventa la nostra ambivalenza, diventa cioè quella parte di noi che contrasta la possibilità del divenire persone sempre più reali, sempre più autentiche. Per usare una metafora famosa, possiamo immaginare un quadro che ci restituisce la sua bellezza senza delle ombre, che ci diano la profondità di campo? Beh, è come se noi in qualche modo volessimo, no, evitare che queste nostre ombre vengano alla luce. So che sembra una contraddizione, ma il paradosso è che quando l'ombra viene accolta, cede la sua forza alla nostra crescita. Cioè cessa il cosiddetto conflitto motivazionale interno. E cessando questo conflitto motivazionale interno, non abbiamo più una parte di noi che va verso il paradiso e quell'altra che va verso l'inferno e la terza parte che dice ok, stiamo in purgatorio e non se ne parli più. È bello poterci dire sì, dentro di me c'è anche una parte malvagia, dentro di me c'è anche una parte angosciosa, dentro di me c'è anche una parte nevrotica, dentro di me c'è anche una parte che ne so, che ha la mania del controllo totale.
Quando allora noi sappiamo guardare in faccia la sofferenza che è dentro di noi, quando noi sappiamo guardare negli occhi quel bambino addolorato, quel bambino abbandonato, quella bambina triste che è dentro di noi, quando allora noi riusciamo a far questo, ecco che diventiamo più forti. Nietzsche diceva: tutto quello che non mi fa morire mi rende più forte. Ma cosa vuol dire tutto quello che non mi fa morire? Cioè tutto quello che non mi annienta, tutto quello che non mi distrugge. Paradossalmente, il tenere in ombra la zona d'ombra distrugge più che creare. E dunque, l'unico modo per far sì che le nostre terre di dentro, intrise di dolore, vengano liberate, è quello di attraversarle. Noi invece, come esseri umani, cerchiamo di evitarle. Ed è proprio attraverso questo evitamento che poi queste terre continuano a rimanere dentro di noi. Per cui la sofferenza che la vita ci ha dato, perché tutti noi fondamentalmente siamo stati segnati chi più chi meno da qualche forma di sofferenza, dicevo, la sofferenza che ci è stata data richiede questo coraggio di guardarsi negli occhi e di poter attraversare il deserto. Il buio della notte non è l'unico colore del cielo, non è mai l'unico colore del cielo. Per fortuna il cielo ha mille colori e sta a noi, una volta che abbiamo attraversato quel cielo buio, sta a noi andare verso l'alba, perché l'alba fondamentalmente è la nascita di un nuovo giorno, di quel nuovo giorno dove noi finalmente possiamo scrivere le pagine della nostra vita con la consapevolezza della persona che siamo veramente, perché la forza d'animo è proprio la capacità che noi abbiamo di affermare chi siamo, i nostri valori, i nostri talenti, le nostre potenzialità, ma anche la nostra storia. La storia di nostro padre, la storia di nostra madre, di nostra nonna, di nostro nonno, dei nostri zii, la storia dell'umanità che ha preceduto questa terra. E allora quando noi riusciamo a far questo, tutto cambia. Perché tutto cambia? Ma semplicemente perché finalmente tutto diventa chiaro, tutto diventa luce. Guardate che sono belle riflessioni queste, perché sono le riflessioni che poi ci portano davvero a fare un passo in avanti. In fin dei conti, la cosa peggiore è di passare il nostro tempo senza sentimenti, senza nobiltà, senza trascendenza, senza progettualità, senza degli orizzonti che in qualche modo ci chiamano verso il futuro. Il rischio è che quando noi non ci poniamo davanti a questa prospettiva diventiamo dei piccoli uomini e delle piccole donne che, come direbbe Nietzsche, vivono di vogliuzza per il giorno e una vogliuzza per la notte. Bello questo termine, una vogliuzza, una piccola voglia. Sì, insomma, quei pruritini che ci prendono e che noi ci grattiamo e ci sentiamo bene, come farebbero degli animaletti che quando hanno del prurito si grattano e subito dopo stanno meglio. E il fatto è che noi non siamo degli animaletti, noi siamo figli di Dio e dunque siamo chiamati a ben altre missioni, siamo chiamati a ben altri compiti, che non è quello di vivere delle nostre voglie, delle nostre pulsioni. Anche se oggi molti, no, per giustificare se stessi, dicono che la sessualità, ad esempio, dovrebbe essere un campo libero, un campo aperto, dove ognuno basta non far del male. Quanta falsità in questa affermazione. Come se bastasse non far del male all'altro per dire di vivere una sessualità matura. Voi capite che questa è un'affermazione abbastanza ridicola, semplicistica, di comodo, no, per giustificare i propri cosiddetti pruritini. Noi invece dovremmo imparare ad essere dei naviganti,
Noi dovremmo essere capaci di prendere in mano il timone della nostra vita. Dovremmo, una volta lasciata la terra del passato, incoraggiarci per andare verso questo futuro da costruire, invece di lasciarci prendere dall'infantilismo, lasciarci prendere dalla nostra capacità di pensare, dalla nostra capacità di pregare, dalla nostra forza, dalle nostre idee, dalla nostra creatività, dalle nostre passioni, affinché tutto questo diventi una storia in cui essere veramente autentici. Cari amiche, cari amici, siamo dunque arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Volersi Bene. Mi auguro che anche questa puntata vi abbia dato degli stimoli e vi abbia dato dei motivi per riflettere e per continuare questo straordinario viaggio che è il viaggio della vita. Vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata domani, lunedì, alle ore 22 o alle ore 9 della mattina, e che poi la potrete anche tra una settimana scaricare dal sito della radio, e dunque avrete anche questa nuova possibilità che stiamo sperimentando. Poi decideremo se continuare o meno sulla base ovviamente dei risultati, dei feedback che riceveremo da parte vostra. Ricordo che noi ci potremo risentire domenica prossima, sempre alle ore 21, e che potete mandare un vostro messaggio, se lo desiderate, a diretta@radioevolution-online.com per dare un feedback, un suggerimento, un'impressione, uno spunto per una nuova trasmissione sulla base di quello che avete appena ascoltato. Io vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione, ringrazio Sara per la sua preziosissima collaborazione in regia, e naturalmente un buon proseguimento in questo viaggio della vita, in questo meraviglioso autunno che ci regala ogni giorno atmosfere diverse. Spero davvero che per tutti noi ci sia sempre un'alba che ci sorprenda e che ci lasci con quello stupore bambino di gioia e di meraviglia. Grazie di cuore per il vostro ascolto, per la vostra presenza, e naturalmente buon proseguimento con i programmi di Radio Evolution, ma soprattutto con la realizzazione del vostro progetto Felicità. Alla prossima!